Ciao, ciao, ciao! In questo veloce tutorial ti voglio spiegare come attivare un account Zoom, perché questa piattaforma può essere usata anche da te gratuitamente per tenerti in contatto con i clienti. Seguimi. Allora, siamo qua e scriviamo Zoom. Zoom USA, eccolo qua, Zoom, video conferencing web, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, siamo sulla pagina, andiamo su Plans and Pricing. Vedi? Plans and Pricing. E andiamo a scegliere il free. Il free. Ti faccio notare che il free già ti permette di parlare con 100 persone nella stanza, però si blocca al 40esimo minuto e non ti permette di ripartire con un nuovo webinar. Per cui assolutamente a questo limite, 100 persone, fino a 100 persone, ma 40 minuti di chiacchiere. Invece, se parli con un'altra persona soltanto è illimitato, quindi puoi parlare anche ore e ore e ore con un'altra persona, ok? Bene, puoi fare quanti meeting vuoi e bla bla bla. Comunque, sign up, it's free. E qui ti chiede una password. Adesso io ne metto dentro una di quelle che uso di solito per fare queste prove e faccio sign up. Non faccio il sign in con Facebook perché ovviamente l'ho già fatto per il nostro account principale, quindi vado ad attivarlo tramite un'email address, però tu puoi farlo tranquillamente, semplicemente con Facebook non hai problemi, salti tutta una serie di procedure. Comunque, sign up, cosa succede? Dice che ti ha mandato una mail, andiamo a vedere sul cellulare, infatti la mail è arrivata, eccola qua, ok? La mail di Zoom che dice Activate Account, basta premere Activate Account e sei a posto. Adesso qui ti chiede tutta una serie di domande, quindi come ti chiami, come non ti chiami e ti chiede la password. Ricordati che la password deve essere almeno di 8 caratteri e almeno un carattere, una lettera maiuscola, ricordatelo, se no diventa un casino, ok? Adesso io gli scrivo dentro Paolo Marcigliano. Ok, ovviamente puoi salvare la password, quello che vuoi, e dopodiché ti chiede un collegamento per invitare, cioè praticamente di ripetere la tua email, ok? Ripeti la mail con cui ti sei registrato, spingo su invite e io sono già in un meeting di prova, ok? Ma mi fermo qua, adesso l'importante è capire che è velocissimo l'inserimento dei dati e sei già in pista. A questo punto torniamo sul nostro computer e facciamo il sign in, cioè Paolo Marcigliano, password, questa è se auto inserita, ovviamente perché l'iPhone parla col computer, vabbè, ok, siamo arrivati dentro. Intanto ti chiede in continuazione ovviamente di passare a un sistema a pagamento, ma tu te ne freghi, lo chiudi e sei a posto. Poi andiamo a vedere, qui c'è il profilo, profile, vedi, profile, ci puoi mettere, vabbè, la tua foto, quello che è, questo è importante, è il tuo personal meeting ID, cioè il numero che riguarda la tua stanza dei meeting personale, ok? Vabbè, però adesso andiamo oltre e vediamo. Ti dice appunto che puoi invitare fino a 100 persone, l'inglese te lo cookie, non c'è altra possibilità, eccetera, eccetera. Qui lasciamo stare. Andiamo a vedere invece come si attiva un meeting. Cioè, un meeting vuol dire aprire la tua stanza ad altre persone. Andando qui sotto in meetings troverai i meeting che stanno arrivando, quelli che hai già fatto, la tua stanza personale dei meeting, per cui puoi attivare immediatamente la tua stanza e mandare l'invito, cosa che faremo subito, e i meeting templates invece sono dei meeting che hai già creato, ma che devi rifare in continuazione e quindi li vai a pescare lì perché sono registrati. Ecco, questa è forse la situazione più interessante per te. Però vediamo fin da subito come si fa per praticamente attivare subito la nostra stanza. Si va sul Personal Meeting Room e semplicemente si dice Start Meeting, ok? Per invitare un'altra persona a entrare nella stanza, vedi c'è Copy the Invitation qui, ma ti si apre
un invito che è in inglese ovviamente, no? E quindi o lo tramuti in italiano oppure è brutto da vedere. Viceversa, basta che copi l'URL, vedi? Questo qui, e lo invii alla persona che vuoi invitare. Chiaramente però devi accendere, cioè aprire la stanza. Aprire la stanza vuol dire start meeting. Lui ti chiederà di scaricare una piccola app inizialmente, sia sul telefono che sul computer. Ah, se sei su computer ti consiglio caldamente di usare Chrome invece che Safari o Explorer, eh? Chrome funziona molto meglio. Comunque, la prima volta ti chiederà di scaricare questa piccola app. Adesso io l'ho già fatto, quindi non me lo chiede. Mi chiede semplicemente di aprirla, ok? Io la apro e cosa succede? Comincia a connettersi. E scegliete sempre questa Join with Computer Audio e siete, vedete, nella stanza. Siete nella stanza, nella vostra stanza che è aperta a questo punto. La stanza è aperta e cosa succede? Succede che premendo qui su Manage Participants vedete chi è il partecipante, chi c'è gente dentro. Ci sono solo io, come adesso vedete. C'è l'audio aperto e il video invece. Ok, e quindi mi si vede, sto vedendo me stesso che parlo da solo. Poi, ovviamente, adesso io mando l'invitation URL che lo trovate sempre in prima battuta, vedete? Con il copy URL posso invitarlo, posso copiarlo e posso mandarlo a chiunque. Adesso me lo mando via Telegram. Qui via Telegram me lo mando e appare, avete presente come appare, no? Appare sempre come quando ve lo mando di solito per entrare nella chat, quindi praticamente appare in questo modo qui, no? Bene, se vado sull'altro computer e clicco, cosa succede? Succede che l'altro computer comincia a entrare dentro la stanza. Dentro la stanza e si connette sempre col solito discorso dell'audio ed eccolo qua. Mi vedete? Vedete che è entrato l'altro computer. Se io attivo, adesso non attivo l'audio perché sennò fa un gran casino, no? I microfoni vicini. Invece, se attivo il video, vedete questo secondo computer che è questo qui, mentre il computer principale, che è quello che sta tenendo il meeting, è questo qui. E ancora una volta, ecco, se attivo la telecamera del computer principale che è questa qui, ok? Mi vedete lassù. Ovviamente la view potete girarla in modo da avere sopra e sotto le due persone o destra e sinistra. Qui sono le varie possibilità. Potete invitare altre persone col tasto di invito, potete fare lo share screen, cioè praticamente potete far vedere agli altri il vostro desktop, quindi un video, quello che volete. Potete attivare la chat in modo da scrivere qualcosa a tutti e gli altri la vedono. E infatti, se adesso dall'altro computer io rispondo, vedete arrivare il mio ciao ciao. Ok? E potete che cosa fare? Registrare questa mitica call da Paolo a Paolo, mandare delle reaction, per esempio bravo bravo, oppure ok, complimenti, mi piace questa cosa. In qualsiasi momento potete stoppare video e stoppare l'audio, in questo caso appare ovviamente, ti avverte che sei chiuso e l'altro può fare altrettanto, no? Essendo tu l'host, cioè la persona che sta gestendo questa room, puoi ammutolire tutti, oppure far parlare tutti, oppure solo ammutolire quelli che sono in entrata, bla bla bla. Comunque questi due sono i tasti più utilizzati perché ammutolisci o disammutolisci. Puoi ovviamente chiudere il video di qualsiasi persona. E di conseguenza togliere quella persona, anche farlo uscire dalla
dalla pagina, vedi? Ecco, perfetto, se ne va. L'hai buttato fuori, cioè mi sono buttato fuori da solo. Dall'altra parte viene notificato, che tu, host, hai buttato fuori la persona dalla stanza. Bene, questo per farvi capire che basta mandare questa roba qui, basta fare copy. E tutto ciò si fa anche facilmente dal cellulare e mandarlo a un cliente per potergli parlare. Semplicissimo. Vi consiglio di attivare il vostro account free di Zoom e cominciare a prenderci la mano. Ok? Ciao ciao.